alle donne che hanno il coraggio di cambiare e all'amore di tutti gli uomini. A loro Franco Di Mare ha dedicato il suo ultimo libro, Il caffè dei miracoli, edito da Rizzoli, che il giornalista e scrittore partenopeo ha presentato ieri a Benevento in una affollatissima serata al Museo del Sannio, promossa dal Lions Club. Il tema di questo romanzo è l'amore, come sempre. È l'amore per la propria terra, è l'amore per i propri progetti, l'amore per la propria storia, per chi si è e per quello che si vuole diventare. Ma è anche un libro sulla propria terra, è anche un libro sull'attitudine al cambiamento. In altre parole, una piccola comunità come reagisce quando arriva qualcosa di nuovo e le cose possono cambiare? Siamo pronti a cambiare? Questo è il tema. Una presentazione speciale, quella ideata e coordinata dal beneventano Giampiero El Cozzè. Tre giovani voci della cultura cittadina hanno raccontato il romanzo mentre l'autore se ne stava seduto in prima fila. Un modo per dar spazio alla creatività di tre talenti del Sannio, la storica dell'arte beneventana Isabella Pedicini, il regista Valerio Vestoso e il cantautore milanese ma beneventano d'adozione Fabrizio Coppola. Per presentare questo libro ha scelto una storica dell'arte, un giovanissimo regista e un musicista. Come va questa scelta? Perché queste voci? Perché sono voci corali di una unica visione del mondo e sono le voci della cultura di una comunità. Siccome si parla anche di questo nel libro, è interessante vedere come la comunità si esprime attraverso le voci dei suoi elementi più colti e quanto sia disposta a mettersi in gioco perché le cose cambino. Nelle loro parole ho scoperto un libro diverso, ha commentato Di Mare, sul palco per le conclusioni.